Bentornati sul canale, ce l'ho fatta, è finita la settimana di decluttering e riorganizzazione del make-up e siamo sulla mia scrivania dove ho appunto diviso i trucchi di utilizzo quotidiano, quindi proprio quelli che devo usare quando mi serve una base perfetta in 5 minuti e poi abbiamo la mia cassettiera dove ho praticamente condensato tutta la mia proprietà make-upposa. Iniziamo dalla scrivania. Iniziamo da questo angolo che è l'angolo pattumiera e abbiamo un bellissimo mini bidone dove di solito tempero le matite. In questo cestino ci sono cose per i capelli, insomma, sapete quando arrivo qui e mi devo togliere la molletta o l'elastico, butto tutto qui dentro. La mia tazza di tè che spostiamo, lo specchio, anche se sinceramente devo cercare uno specchio con una base un po' più alta, anzi, se avete qualche consiglio su specchi, dove trovarli, possibilmente rettangolare e alto, scrivetemelo nei commenti sotto. Infatti, come vedete, devo usare un libro, che è tra l'altro un libro bellissimo di fotografia, per alzarlo. Ci spostiamo la mia foglia col mio vaso d'IKEA e qui abbiamo due prodotti, tra cui la mucchina per disinfettarmi le mani e questa è la Dramatically, una crema viso di Clinique che uso magari a volte come primer, però è molto molto ricca. Adesso l'ho ritirata fuori per l'inverno perché appunto questa è la versione lotion, quindi non il gel. Due tazze perché in una ci sono tutti i pennelli per gli occhi, il piegaciglia, questo deve finire qua. E l'altra invece è una tazza dove tengo tutti i pennelli per il viso. E questi sono tutti i pennelli che utilizzo tutti i giorni, sono i miei preferiti. Poi ne ho altri in altre tazze, ma non sono qui perché comunque sono quelli di riserva, quando magari questi sono tutti sporchi e non li ho lavati. E passiamo al pezzo forte, uno dei pezzi forti. Questo è un contenitore in plexiglass trasparente che ho preso su Amazon. Vi lascio tutti i link che riesco a trovare se ce li ho ancora nell'info box. E in questo contenitore, che nasce per avere due cassetti più lunghi e due cassettini più piccoli, anche se ne vediamo solo uno perché mi serviva lo spazio qui per farci stare le ciprie, c'è tutto quello che mi serve per creare una base in 5 minuti quando la mattina non ho tempo. Quindi quando la mattina non ho tempo io so che nel primo cassettino trovo tutti i miei prodotti per preparare la pelle. Parto sempre con l'Anolips, che è un balsamo labbra. Il primer che utilizzo di più in generale tutti i giorni è l'Hangover di Too Faced, che è un primer idratante. E il mio primer per gli occhi, la versione light, la colorazione light dello Smashbox Lid Primer, con quello mi trovo molto bene. Nel secondo cassetto invece ci sono tutti i prodotti per la base, quindi tutto quello di cui sono certa, cioè delle performance che voglio al top la mattina, proprio per non stare a cercare. Partiamo dal correttore, questo è il Magic Away di Charlotte Tilbury, ve l'ho fatto vedere nella review Charlotte Tilbury che vi metto nelle schede. Due fondotinta. Quando voglio una copertura più alta e una durata più alta del fondotinta, quindi quando magari ho qualche discromia in più, qualche problemino, brufoletti, eccetera, utilizzo l'Airbrush Flawless, anche questo ve l'ho fatto vedere sempre nella stessa review, e la mia colorazione è la numero 4. Più da tutti i giorni, anche perché è velocissimo da utilizzare tutti i giorni, ho di Hourglass il Vanish Stick nella colorazione Ivory. Questo è un fondotinta in stick, si applica in 2 minuti. Si stende alla perfezione, non è un super long lasting perché comunque una formula cremosa poco resistente, però quando so di avere poco tempo, voglio semplicemente uniformare, avere la pelle confortevole, utilizzo lui. E poi qui abbiamo due tesorini. Tra l'altro arriverà il video review specifico dopo questo video, vi arriva questo video sui prodotti Hourglass, soprattutto incentrato sulle loro Ambient Lighting Edit, che sono le palette, e le Ambient Lighting Powder, che sono le ciprie. Quindi ho Dim Light, che utilizzo su tutto il viso, e la nuova arrivata, la Ghost, che è una palette completa, dove appunto troviamo all'interno
due ciprie, un illuminante, il bronzer che utilizzo come contouring, il blush, questo qui, questo lo uso volentieri, mi piace molto, e un altro blush che non uso perché è rosato. In quest'altro cassetto invece ci sono tutti i prodotti per gli occhi, le mie certezze. Allora, iniziamo subito dalla base per il mascara di Dior, ve ne parlo sempre di questa, io la amo. E poi ho tre mini mascara perché voglio assolutamente finire queste mini taglie. E sono agli sgoccioli del Full Fat Lashes, che mi piace tantissimo questo mascara di Charlotte Tilbury, davvero. Quasi finito anche questo di Hourglass, il Cushion. Questo l'ho trovato su Cult Beauty, comunque vi scrivo dove trovarlo. E poi il pesantissimo Milk Cush Cash Mascara, Cush Mascara, che trovate in mini taglia da Sephora. Matite, matita per le sopracciglia quando il fondotinta mi schiarisce troppo il tatuaggio. Questa è di Dior, e la Brow Styler, quella micromina, molto buona, mi piace molto. Due matite occhi, entrambe marroni. Abbiamo Barbarella Brown, che è una Rock and Roll di Charlotte Tilbury, una matita occhi di Charlotte Tilbury, che è un testa di moro, quindi un marrone molto scuro. E poi Teddy, che in realtà è un marrone, Teddy di MAC, è un marrone più bronzo, quindi è un marrone più caldo. Casomai potrebbe interessarvi un video sulle matite marroni per gli occhi, perché sono le matite che ho in quantità più alta. Un Color Chameleon, che sono questi matitoni ombretto di Charlotte Tilbury, questo è l'Amber Haze, sì, eccolo qua, che uso proprio in velocità, uso un po' di questo, un po' di matita nera, ho fatto un trucco, e poi lui, questo dovrebbe essere presente in ogni collezione make-up, perché è un top coat glitterato con questi glitter oro che è stupendo sopra qualsiasi colore di ombretto, e due palette, che poi sono le palette che utilizzo di più. Backstage di Dior, la palette Amber Neutrals, che ha questi bellissimi colori che poi sono quelli che uso tutti i giorni, e la Pillow Talk di Charlotte Tilbury, anche questa è una palette molto molto usata. Passiamo ora alla mia cassettiera. Allora, nell'ultimo cassetto, che è quello grande, ci sono i documenti, cioè ci sono le cose che mi servono, proprio i documenti che ognuno di noi ha, mentre gli altri cassetti sono tutti dedicati al make up. Prima avevo tutta la collezione di make up nelle scatole, ho deciso di liberarmi di scatole e quant'altro, però ne è resistita solo una, che è quella con i prodotti labbra, perché erano tantissime e non c'entravano tutti nella cassettiera. Poi è comunque un prodotto, cioè una tipologia di prodotto che ricerco molto meno, che abbiamo le due capoccette con i rispettivi giochini. Bene, iniziamo, chiudiamo tutti i cassetti e partiamo da questo, che è il primo. Questo primo cassetto è completamente dedicato ai prodotti per la base. Quindi abbiamo in questo primo cassettino alcuni primer, tra cui il Backstage Face & Body, il Mineral Veil di Hourglass, dei correttori. Questo in realtà non ho ancora capito se mi piace o no, di NYX, e questo è di MAC, e la palettina di correttori di MAC, dei correttori Studio Finish, e un brow gel, un mascara per le sopracciglia. Qui ci sono tutte le mie spugnette che devono subire un bel lavaggio, sono tutte le spugnette che vi arrivano praticamente nel set di MAC Design, che poi sono le spugnette che utilizzo di più, soprattutto queste sporche nere. In quest'altro contenitore ci sono palette per il viso, la precedente amata Unlocked di Hourglass, che questa la vedrete presto, non vi preoccupate, le mie due palette Backstage sia per il contouring che per gli illuminanti, anche questa comunque l'ho strausata, è una delle palette per il viso più buone che io abbia provato, un top di MAC, questo l'ho usato tantissimo, se seguite i miei video da tanto tanto tempo ve lo ricordate, ed è il color top perfetto per il contouring, il giusto tono freddo per scolpire il viso. E qui c'è una cipria di Nabla e la close up, che in realtà mi piace, e la colorazione, la light, la sto finendo perché ho già fatto quasi il buco, e quindi ho la cipria
fissante più matte quando la voglio usare. In quest'altro scatolino invece ci sono illuminanti, le palette di illuminanti, abbiamo quella di MAC, la Ethereal Glow, che ha degli illuminanti bellissimi. Questo centrale, come vedete, è stato amato. La palettina, questa non penso sia più disponibile, comunque sono i tre illuminanti di The Balm. Ovviamente io ho consumato quasi il Mary Lou. Un altro illuminante di Nabla, questo è uscito in una collezione estiva, si chiama Savage, anche questo mi è piaciuto molto. Altro illuminante, Becca Opal, questa è una mini taglia che trovate sempre da Sephora. Ed è fatto così, che questo è stupendo. Prendete la mini taglia perché tanto non lo consumerete mai. E poi due terre, Bahama Mama di The Balm, che mi piace molto. Ula di Benefit, questo fa parte di un progetto smaltimento, cioè devo assolutamente finirla perché è tutta bucata all'interno, quindi ce la posso fare. Un blushing stick, questi sono i blushing stick di Sisley. La colorazione che io ho, lo 02, è un fucsia praticamente. Lo faccio vedere, anzi. Vedete, proprio super fucsia. E poi tutti i miei blush. Lovejoy. Niente a dirlo, il dupe economico ed opaco, il Mellow Wine di Wet n Wild, un altro blush, questo è un Insane di The Balm. Mi piacciono tanto i prodotti di The Balm, anche se hanno avuto un hype, poi sono, cioè, non ne ha parlato più nessuno, però comunque mi piacciono. Questo è un blush più rosato, e qui abbiamo un altro blush che mi piace, però quando non faccio contouring, non scaldo il viso, cioè questo mi piace proprio da sole, di Dior, era un'edizione estiva. Vedete che bello, super luminoso, questo fa da blush ed illuminante. E qui ci sono invece i miei fondotinta di scorta, oppure quei fondotinta che vado a ripescare quando non voglio usare quelli che ho lì. Anche di questa ve ne parlo da sempre, la Skin Feels Good, questo è un, chiamiamolo, color correcting, cioè un perfezionatore del tono, ecco, non è proprio un vero e proprio fondotinta, di Lancome, la CC Cream di It Cosmetics, i miei due Dior Backstage, ho due colorazioni perché sono un 2N, ma tra poco sarò di nuovo un 1N. E poi due fondotinta che mi piacciono, questo mi ricordo che l'anno scorso l'ho usato tantissimo, ed è il Tinted Doll Ultra Wear Nude, nella colorazione 005, questo qui mi era piaciuto molto, è uscito proprio l'anno scorso. E poi ho un classico che ogni tanto ricerco, ed è il Forever Undercover di Dior. Lo sapete che ho il dubbio che questo non lo facciano già più, però è recente, cioè non è proprio vecchissimo come lancio. La colorazione è la 020. Passiamo al secondo cassetto, in cui ci sono tutti i prodotti per gli occhi. In questo contenitore ho messo tutte le palette piccole, quindi tutte le mini palette, non quelle più grandi, ma proprio quelle più da grandi. Abbiamo la Smashbox, Covershot, due Huda Beauty, la Coral e la Smoke. Queste tre sono tutte tutti qua di MAC. Qui ho un duo di ombretti Inglot. Non ve li faccio vedere perché sono sempre, vabbè, ve li faccio vedere così capite che cosa intendo. Sono sempre colori soliti, i soliti colori. E poi c'è una palettina di Clinique, NYX e Wet n Wild. Questi due portaposate, perché questi sono portaposate, li trovate in tutti i negozi per cose di casa, dei cinesi eccetera, e anche questi sono tutti contenitori che recuperate tutti nei negozietti cinesi. Ho diviso le matite occhi dai mascara. Qui ci sono i mascara di scorta, ovvero quelli che non ho ancora toccato, comunque usato tantissimo, mentre qui ci sono tutte le altre matite divise
da quelle che uso di più tutti i giorni. Vabbè, ci sono vari brand, ci sono delle vecchie matite Dior, c'è Kiko, c'è Clarin, Estée Lauder, Chanel, insomma sono dei colori che ho deciso di tenere perché comunque mi piacciono, quindi mi ricordo che colori ho e posso andare a pescarli. Qui in questo cassettino, che è il cassettino della cassettiera che è sulla scrivania, ci sono ombretti in crema, top coat glitterati, qui ci sono alcuni di Nabla, Chanel. Questo è un vecchissimo ombretto di Estée Lauder, stupendo, che non fanno neanche più, ma lo conservo non per utilizzarlo, ma perché è stato un colore che ho amato tantissimo. Anche questi non fanno più e sono di L'Oreal. Questo è il vecchio pack degli ombretti in crema di Shiseido, che invece adesso fa così. E qui ci sono invece quelli che utilizzo di più. Ombretto in crema di Nabla, il top coat glitterato con questo ve l'avevo fatto vedere in un video Get Ready With Me, dove provavamo tutti i prodotti NYX, ve lo metto sempre nelle schede. Ombretti in crema che uso di più, abbiamo un paint pot di MAC, questo è Indian Wood, di Nabla c'è Bakery, che mi piace tantissimo, è un nocciola stupendo, Chanel, un altro Shiseido. Questi non li fanno più, ma erano degli ombretti, no, erano dei matitoni cremosi con una doppia punta di Dior, una punta più grande e una punta un po' più piccola, proprio per creare un look facile. Non li fanno più, quindi non ve li faccio neanche vedere. Il mio Marc Jacobs Sequins, che sono questi ombretti in glitter. Un ombretto luminoso di MAC. Un ombretto in polvere opaco, questo in realtà è un pigmento prestato di Clarin, questo io lo amo, lo terrò per sempre, resiste a non so quanti decluttering ogni volta, ed è un ombretto di Collistar, da utilizzare anche questo come top coat glitterato, io ho una passione per questi top coat glitterati. Un altro prodotto di Collistar, che anni fa era l'unico brand che faceva questo genere di cose. Questo è un eyeliner in glitter molto amato e basta. Poi qui dietro c'è un cassettino dove ho tutte le scorte, cioè ho altre matite colorate, altri ombretti, un altro eyeliner glitterato, prodotti per le sopracciglia, matite, pomate per le sopracciglia, Diego della Palma, Nabla, e insomma ho colori che non uso mai, però so dove andare a pescare se li voglio utilizzare. Terzo cassetto. Questo mi piacerà molto perché qui ci sono tutte le palette, adesso le guardiamo tutte passo per passo, più grandi, e qui sempre in altri porta posate ma più grandi ho diviso i rossetti, i prodotti labbra che cerco di più, quindi quei colori e quei brand che ogni tanto cambio nella mia makeup bag. Io sapete che i prodotti labbra li ho tutti in borsa da sempre, proprio perché lo metto in macchina il rossetto, quindi li tengo lì, e questi sono i colori di scorta. Iniziamo dai rossetti. Questi sono tutti i rossetti, non sono divisi per colore, ma abbiamo da una parte le mie tinte labbra e dall'altra, cioè in questa, abbiamo tutti i rossetti. Tutto rosso di Sephora, Lip Stain, questi qui sono bellissimi, Lip Stories, questo colore è magnifico. È il mio rosso estivo, il 25. Poi alcuni rossetti di MAC. Faccio vedere, allora, intanto Hourglass, i Girl, che sono questi rossetti a matitone, questo colore è meraviglioso, Activist, Diego Dalla Palma, meraviglioso, altri nude, Nabla,
i rossetti nude di Astra che mi piacciono tanto. Ah no, questo è un rossetto rosso, però ci sono anche i nude. Eccoli qua. Questo è il 41, un altro colore che ho usato tantissimo. E poi ci sono altri nude, il matitone di Astra, i Jumbo Pencil. Questo è il 34, tra l'altro andatevi a prendere questi colori perché sono bellissimi. Un altro di Astra e due di MAC. Velvet Teddy e Peach Blossom. In quest'altro, come vi dicevo, ci sono alcuni matitoni, perché lì non ci stavano. Sono i Fito Lip Twist di Sisley, ho un color nude e un rosso opaco. Tinte labbra, le mie preferite. E sono queste di Sephora. Tra l'altro, quando mi chiedete che rossetto hai, la maggior parte delle volte ho la 01, che ormai non si vede più neanche il brand, però è la 01. Ho due nude, insomma due tipi di rossi. Poi ho una tinta di Kat Von D. Una tinta Bless. Rimmel Max Factor. Questo è un rossetto liquido di Saint Laurent, bellissimo. Rosso arancio meraviglioso. Poi come ultima lip tattoo di Dior Addict, questo è un colore autunnale bellissimo, è il 541. Pronti, partenza, via! Dopo il decluttering sono rimaste solo queste palette. Alcune non le ho buttate perché comunque erano vecchie, per ricordi, perché sono dei ricordi, quindi me le sono tenute. Adesso vi faccio vedere di quali parlo. E queste altre invece sono quelle che sono resistite, perché vuoi o non vuoi, vabbè, queste due sono nuove, vuoi o non vuoi vado sempre a pescarle. Iniziamo dai ricordi. I ricordi iniziano con questa palette di Kiko, che è vecchissima, è la Sensus Burgundy si chiama. Era una palette che ho usato una vita, con dei colori stupendi. Infatti, come potete vedere, cioè, all'epoca era una delle poche palette che avevo, e strausata. Poi ci sono due palette di Guerlain. Queste sono state le prime palette quando ho iniziato a lavorare in profumeria, che mi erano piaciute tantissimo. Mi piacevano molto le palette di Guerlain. Questa era una vecchissima edizione limitata, con colori che poi oggi si riconfermano essere tra i miei colori preferiti. E poi era uscita questa linea di palette, bellissima, cioè guardate che lavoro perfetto. Questa ha 10 anni, cioè hanno più di 10 anni, con uno specchietto. E queste erano tutte tonalità grigie. Questa non ho mai avuto il coraggio di toccarla, e quindi è rimasta così. Quando è arrivato l'afflusso delle youtuber americane in Italia, una delle prime palette che mi hanno fatto comprare è stata questa di Too Faced, le Natural Eye. Vi ricordate quando il pack era così grande? Cioè, cicciotto, perché poi in realtà sono piccole. E questa era la Natural. Tra l'altro qui c'era anche un cassettino, mi ricordo. Ah sì, pensate, c'è ancora il pennello. Giusto per farvi capire quanti anni ha. E qui c'erano tutti i foglietti, insomma, le descrizioni per creare qualsiasi tipo di look. Ah, che revival. E questi erano appunto i colori. Stupendi, perché vi ci sono truccata tantissimo con questa palette. Lasciamo le ultime arrivate per ultimo. Poi qui abbiamo la Revolution, questa è la Rose, aspettate, Velvet Rose, che comunque ha dei colori che mi piacciono. Poi questi top coat glitterati, questi pigmenti mi piacciono molto, quindi l'ho tenuta. Questo era
una palette componibile di Nabla, questi sono praticamente tutti i loro ombretti, i miei preferiti, in particolar modo questo che si chiama Nereide. Vediamo se lo mettiamo a fuoco. Ok, si chiama Nereide, questo ha un colore stupendo. Poi due palette di The Balm, questa ve l'ho fatta vedere in qualche video recente, l'ho ritirata fuori e la sto usando anche questa con piacere quando voglio voglio dei colori matte completamente opachi sui toni naturali, senza satinature, senza glitterini, senza niente, quindi vado su questa perché sono tutti la Meet Matte Trimony, sono tutti colori matte molto belli, soprattutto la gamma dei neutri naturali, dei neutri proprio. E poi forse questa è stata la mia prima palette di The Balm, sì, penso sia stata proprio questa la prima, ed era la Balm Jovi, una palette da viaggio perché ha tutti i prodotti che servono per un make up. Vabbè, il maxi specchio ci sono, cioè come potete notare quanto ho usato ad agio tutti questi colori, un illuminante, un, anche questo l'ho usato tantissimo, un blush e due prodotti per le labbra che praticamente sono intoccati se non sono swatchati. Due Naked, la prima è ancora quella col pack originale, anche questa è stata un acquisto fatto seguendo alcune americane. Tra l'altro mi ricordo che l'avevo comprata, oddio sì, adesso mi sto ricordando, l'avevo comprata su Sephora francese, una cosa come 8 o 9 anni fa, usata ma non troppo. E la Naked 3, non ho voluto la 2, non, dopo la 3 non ne ho volute più, anche perché sì, la Naked mi piace, però in realtà non sono fra gli ombretti che preferisco, cioè per qualità di polvere. Preferisco altri ombretti. E la Cocoa Blend di Zoeva, che è una palette che se non avete dovete secondo me comprarvi, perché è una palette perfetta, se non per il fatto che manca lo specchio, però sarebbe veramente la palette da viaggio ideale. Poi c'è, ecco, dopo questa poi ho deciso proprio che le palette di Urban Decay non le avrei più comprate. C'è la Vice, questa non mi ricordo che numero di Vice è, però è stato un acquisto proprio di impulso. È stato un acquisto di impulso, in realtà ci sono dei colori che mi piacciono, ma sono più quelli che non mi piacciono che quelli che mi piacciono, e non trovo comunque che sia una palette qualitativamente alta. La tengo perché mi riservo sempre di cambiare idea e di usarla di più, ma sinceramente, anche perché mi dispiace, non costano poco, quindi mi dispiace doverla regalare o comunque dare via così a cuor leggero. E poi ho due palette nuove, l'Anastasia per Jackie Hain, la collaborazione che ha fatto, una delle ultime più recenti, di questa poi tra l'altro la inserirò in un Get Ready With Me che registrerò a breve, e la nuova arrivata che è stato un regalo di compleanno molto gradito, una palette Visart, che se non conoscete dovete andare su Sephora, cioè sul sito, a guardare che palette sono. Io volevo provare una Visart da non so quanto, chi me l'ha regalata mi conosce molto bene. Questa è la Libertine, devo ancora, cioè l'ho solo sbocciata, ma ci devo ancora fare almeno un trucco completo. Eccola qua, guardate che bei colori. Guardate che belli. Vi farò sapere anche di questa se vi interessa, ma so che vi interesserà. Signori e signore, qui abbiamo le mie scorte. Allora, a parte questo che è un cestino dove ho messo tutti i gloss e i balsami labbra, insomma tutte cose che non sapevo dove mettere, quindi le ho messe tutte qui insieme, Lip Maximizer di Dior, l'olietto di NYX, gli Eclat Minute di Clarin, che ormai conosciamo tutti, il Gloss Bomb di Fenty Beauty, qui ci sono cose che mi servono intanto per limarmi le unghie, e la Blotterazzi, che sono praticamente la versione di Beauty Blender per opacizzare il viso. Poi qui
in questo beauty. Cosa c'è? Non mi ricordo neanche più. Ah, sì. Qui ci sono tutte le mie matite labbra. Che non sto usando al momento. Cioè, che non sono però quelle che sto utilizzando in questi giorni. Che sono, appunto, come vi dicevo, nella mia makeup bag. In borsa. E poi qui ci sono... Adesso mi siedo per terra così li guardiamo tutti. Tutti i prodotti per il viso che ho deciso di tenere. Alcune cose non le utilizzo più, ma ci sono comunque affezionata. E altre cose magari semplicemente non sono di stagione per i colori o per tipologia di prodotto. E quindi quando poi farò il cambio, quando tornerà la primavera estate, andrò a prenderli da qua. Ok, mi sono seduta per terra così ci avviciniamo bene. Allora, abbiamo delle ciprie. Cipria, questa mi piace, sapete, di Wet n Wild. Però al momento voglio finire quella di Nabla e poi finirò questa. Questa è la Lockit di Kat Von D. Correttore di scorta di Lancome. Questo è l'Effacerno Long Tenu. Quando utilizzo un correttore nuovo che magari non mi piace, allora poi torno a questo. E sempre correttori. Questo di L'Oreal, l'Infallible, che però è in un colore chiaro, quindi aspetto di utilizzarlo più avanti per finire di capire se mi piace o no, per testarlo bene. Poi questo è un Eclat Minute, è un... no, come si chiama? Instant Light. Eclat Minute, sì, è un correttore appena di Clarin. Ho il vecchio Forever di Dior, il vecchio Star... Beh, questo non so quanti anni abbia, però non mi potevo staccare da questa bottiglietta bellissima di Matte Lumière. Tra l'altro Matte Lumière non lo fanno neanche più come fondotinta, un fondotinta di Chanel, che è stato un fondotinta che ho usato per anni in giovane età. Il Vita Lumière Acqua invece, che fanno ancora, e una banana powder di Makeup Revolution. Continuiamo con i fondotinta. Qui ho dei colori che per adesso sono sbagliati, tipo il 3N del Face and Body di Dior, dove vado, cioè non sono più così abbronzata. Idem per il cushion di Clarin, questo è addirittura il 112, l'Everlasting Cushion 112 Amber, che no. Poi... altri colori, il Luminous Silk di Armani, ormai non va più bene per me come colore, stessa cosa. Questo in realtà no, questo non lo uso proprio, però fa parte delle cose a cui sono affezionata, è un fondotinta di Dolce & Gabbana. Fa parte delle cose a cui sono affezionata il fondotinta in stick di Shiseido, non so neanche se lo facciano più. Le beige di Chanel, un fondotinta di NYX, questo è sempre qua perché devo ancora capirlo, cioè ho delle riserve per questo fondotinta. Poi invece un fondotinta che utilizzo, Estée Lauder Double Wear Nude, con la pompetta che comprate a parte, che va bene sia per questo che per il Double Wear classico. Paolo Guatelli, il Photo Show, questo ve ne parlo spesso perché mi piace. Un fondotinta di Max Factor, che ha il mio nome inciso, quindi lo teniamo. Questo mi piace molto, il Bristol di Rimmel, long lasting, fondotinta leggerissimo. Clarin Tinte Ottenue Plus, anche di questo avevo fatto, mi ricordo, una review dedicata. E poi qui abbiamo tutte le terre. Abbiamo due terre di Nabla, Saint-Tropez e Kendra. La mia polvere terra, le beige di Chanel, Estée Lauder Bronze Goddess, e poi le loro sorelline dupe di Rimmel. Praticamente queste due messe insieme fanno questo colore che è lo 04 e dupe, mentre della, prima che me lo chiediate, questa è la 40. Qui ci sono degli illuminanti. Estée Lauder, questo non lo fanno più, però ci sono affezionata. Erano gli unici illuminanti che si trovavano, una cosa come 8 anni fa, in profumeria, ed erano gli stick di Shiseido. E poi un altro illuminante di Nabla, e questo che è un pezzo da collezione di Estée Lauder. Tra l'altro ve lo faccio vedere perché è stupendo, un illuminante meraviglioso, uscito in un'edizione limitata, guardate, questo è bellissimo. E questi invece sono i blush che resistono. Abbiamo un altro blush di Dior, abbiamo un blush di The Balm,
Questo è Humor Me di MAC, insomma uno vecchissimo di Madina, e un Blushing Stick di Dior. Come vedete, alla fine mi sono organizzata in questo modo. Ho cercato veramente di eliminare e di ridurre tutte le cose che conservavo senza mai utilizzare, e sono molto contenta di quello che è rimasto nella mia cassettiera, soprattutto di questa parte qui. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande, scrivete sotto. Scusate, ma vi faccio salutare. Chiudiamo il video con voi. Oh, bello. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao.